tempo di chiacchiere. Dette anche bugie, crostoli, galani, cenci o frappe e così via, a seconda delle varie regioni, comunemente comunque conosciute come chiacchiere, derivano dai deliziosi frittilli degli antichi romani e sono veramente una gioia per il palato e per la vista. Una golosità giunta fino a noi dalla vetusta arte culinaria contadina, fatta di elementi poveri, ma davvero gustosi. Infatti sono le sottili striscioline di pasta sfoglia preparate con farina, acqua, zucchero, uova e poi dorate nello strutto. Lo strutto che era il grasso, quindi principe derivante dalla macellazione del maiale, usato in altri tempi e poi sostituito dal burro e dalla margarina. Ma perché si chiamano chiacchiere? Perché veramente con pochi ingredienti se ne possono fare una grande quantità, con la stessa facilità con cui si fanno le chiacchiere. E poi anche forse per il bioso rumore della frittura. Infatti il fritto era l'alimento povero, l'alimento proprio per scaldare lo stomaco durante il giorno, come testimoniato anche dal gran numero di friggitorie che era presente nel passato e ancora oggi, soprattutto nel sud d'Italia, e che disegnavano il paesaggio urbano, in sintonia con il detto «fritto è buono tutto, anche l'aria». Le chiacchiere poi approdarono ai principeschi banchetti dei nobili, soprattutto per festeggiare l'ultimo giorno di carnevale, prima della quaresima, l'ultimo giorno in cui si gustavano i piaceri della carne. Infatti carnevale deriva dalla locuzione latina carnem levare, e cioè abolire la carne. Dolci chiacchiere di carnevale, dunque, a tutti, almeno per un giorno, per scacciare le ansie, le paure, le preoccupazioni quotidiane e del futuro. Tutti d'accordo con Lorenzo de' Medici, con il Magnifico dunque. Chi vuole essere lieto sia, del domani non v'è certezza. Dolci chiacchiere a tutti.